Sì, Presidente, sarò breve, intervengo solo per chiarire insomma l'intento della mozione. Quanto dice il consigliere Corsetti, che probabilmente non ha avuto il tempo di entrare nel merito della mozione, non è corretto, nel senso che lui presume che la mozione dica le stesse cose che dice la delibera approvata a dicembre che ho anche citato. Non è così. Questa mozione ho parlato di un cambio di passo, bisogna fare un cambio di velocità perché i tempi necessari per i piani di massima occupabilità oggi non ci sono con il criterio normale. Quindi bisogna trovare delle nuove modalità di immediatezza per permettere, laddove nel rispetto del codice della strada, che per noi rappresenta appunto un qualcosa di imprescindibile, e non è il caso medio di applicazione dei PMO, si possa permettere l'uso dei tavoli e sedie. E dice una cosa precisa la mozione, dice che i PMO, quindi le limitazioni per i PMO dati, verranno sospese sicuramente nel 2020 e da vedersi poi l'applicazione a partire dal 2021. Questo naturalmente è un preludio a una delibera che dovrà essere fatta di questo tipo, perché qui dice correttamente il consigliere Corsetti, la mozione è un atto di indirizzo, ci vuole una delibera che è normativa e noi porteremo una delibera che sancirà che le occupazioni di suolo pubblico devono essere date subito al termine di questa emergenza per permettere la sopravvivenza della cosa. Non possiamo aspettare i pareri di un ufficio che arriveranno tra 6 mesi, oppure non possiamo permettere, come è successo ad esempio, che vengano negati dei tavoli e sedie in luoghi dove è incomprensibile il criterio applicato. Faccio sempre l'esempio di Vicolo dei Savelli. Vicolo dei Savelli, area pedonale, nessuno ingombro aggiuntivo, tolti tavoli e sedie non si capisce il criterio. Pedane su sosta tariffata, su viabilità locale erano permesse, sono state tolte in tantissime zone della città non, ed erano più decorose di quei 4 parcheggi che sono stati messi al posto. Ecco, non si può stare solamente da una parte dei cittadini. I cittadini sono tutti uguali e ci deve essere un equilibrio. E i tempi di concessione devono essere immediati. Lo faremo con una delibera. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere.